Dipartimento nella sua attuale configurazione, quindi politiche e sviluppo rurale della pesca, il primo obiettivo strategico individuato è ovviamente quello dell'ottimizzazione del ciclo di programmazione FEASR e FEP 2007-2013 e l'implementazione della programmazione regionale 2014-2020. E credo che qui, se vogliamo prescindere dal fatto che questi sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per portare innovazione, competitività nelle imprese di questi settori per sviluppare le aree rurali della nostra regione, basta citare i numeri: 450 milioni la nuova programmazione, un residuo di allocazione di risorse di circa un centinaio di milioni nella vecchia programmazione, mi sono ragioni più che sufficienti per considerare questo come l'obiettivo più qualificante dell'attività e più chiaramente strategicamente importante dell'attività del Dipartimento. Il secondo obiettivo strategico è aggiornare e integrare il quadro normativo, programmatorio e organizzativo di settore, e qui credo di dover fare una piccola didascalia nell'illustrazione di questo obiettivo per evitare, diciamo, che il nostro presidente storca il naso rispetto alla sua declinazione. Però vorrei rassicurarlo, non si tratta di generare una specie di virtualismo sacerdotale. Qua non è che dobbiamo soltanto mettere mano a un sistema di regole, qua dobbiamo risolvere dei problemi molto concreti. Ci sono lacune nel nostro ordinamento normativo che impediscono a tutt'oggi di adottare atti importanti, ad esempio un vero piano della forestazione, oppure altre lacune che permettono di dare attuazione alla legge regionale sul pescatorismo e vitticulturismo, creare un reddito complementare per chi svolge attività di pesca. Non parliamo poi del regolamento sugli ungulati, che è un regolamento che è un regolamento che attualmente disciplina malamente soltanto le attività di contenimento del cigliare, e che andrebbe ovviamente, scusate, si chiamano così. Poi tanto per stare sulle lacune normative, ecco, vorrei ricordare che c'è una normativa che impone ai coltivatori di ottenere delle autorizzazioni preventive per l'espianto di piante di ulivo. Le lacune di questa normativa in sede sanzionatoria fanno sì che chi sposti piante sullo stesso terreno senza, diciamo così, senza dismettere l'attività la pianta medesima sia sanzionabile anche con 10.000 euro di multa. Per cui credo che siano cose importanti. Sul piano organizzativo, per esempio, abbiamo... Prego. Allora, scusate un attimo, siamo per finire, vi chiedo comprensione tendente alle scuse per la lunghezza di questa giornata, diciamo, di combattimento di idee. Ma in Puglia ci sono due regioni che meritano la lode per due risultati concretamente: la Puglia per la colorazione turistica e le Marche per la vita delle piccole e medie imprese. 10 lode tutti e due. Adesso la Puglia deve mantenere questo risultato e le Marche lo dovrà pure mantenere, ma su questi due comparti sono due regioni leader. In Puglia il PSR ha finanziato la commissione di film. No, anche nelle Marche. Quindi non è no, sì, integrativamente. No, prima le Marche. Ok, però l'entità, la consistenza ha generato una leadership pugliese su questo punto. La domanda che ti faccio è a te e al Ministro dell'Agricoltura regionale: avete contemplato una flessibilizzazione dell'uso delle risorse funzionali anche a collocare turisticamente lo spazio rurale? Certamente, perché esiste un'intera priorità della programmazione 14-20 che è tutta finalizzata a diversificare le attività agricole. Abbiamo delle misure che tendono
a sviluppare non solo, come si è fatto per il passato, l'agriturismo, ma anche l'agricoltura sociale, quindi l'interazione con attività che abbiano una funzionalità di carattere sanitario oppure di carattere educativo. E sono tra l'altro strumenti che attiviamo non solo nell'ambito dei GAL, nell'ambito di leader, ma anche con azioni diciamo extra leader. Ritornando tra gli obiettivi, per esempio un obiettivo organizzativo importante è fare di quella entità virtuale che è l'enoteca regionale qualcosa che serva veramente ad accompagnare il processo di promozione del vino abruzzese. Attualmente l'enoteca è un comodato d'uso di un immobile utilizzato da una cooperativa priva di rapporti formali con la regione dalla fine del 2013, per cui credo che sia anche questa una opzione strategica importante. Poi c'è un terzo obiettivo strategico che attiene alla semplificazione e alla comunicazione, e qui per farla breve invito chi che sia ad aprire il sito del PSR per non trovarci assolutamente nulla di significativo. È importante che le nostre attività vengano rese percettibili dall'utenza anche attraverso questo canale informativo. Il quarto obiettivo strategico è un obiettivo che si prefigge di sviluppare le aree rurali rinnovando la tradizione. Ecco, in questo obiettivo noi abbiamo messo tre progetti. Uno ad uno ho accennato già prima, nel mio intervento di prima, è il progetto Terre ai Giovani. Questo riguarda ovviamente il conferimento di terre incolte di proprietà pubblica a giovani che intendano coltivare. C'è poi un progetto che questo mi piacerebbe svilupparlo con la collaborazione di Giancarlo, perché è un progetto che tende a creare le premesse per fare della transumanza un bene immateriale dell'umanità ai sensi dell'UNESCO. E questo è un... Certamente, noi siamo aperti a tutte le collaborazioni, quindi sviluppare anche questo ci sembra rinnovare utilmente una tradizione e creare un'apertura allo sviluppo. E l'ultimo progetto, diciamo, di questo segmento è un progetto sul quale abbiamo ottenuto il coinvolgimento di tutti gli istituti professionali e tecnici di indirizzo agrario della regione, ed è un progetto di AgriStage presso gli uffici regionali, che è dedicato a giovani a studenti che frequentano il quarto e il quinto anno del corso di studi, e che tende a farli appunto interagire con i processi di programmazione, di gestione e quant'altro, di controllo finalizzati all'agricoltura. Poi c'è quello trasversale. Allora, adesso il tempo strettamente necessario alla da noi stimata avvocatessa Gerardis, nella sua veste sia di capo dipartimento a tempo, poi Silvio Paolucci, poi dico una cosa io in un minuto e poi ci aspetta una convivialità francescana. Allora, Cristina, con il tempo che ti occorre. Una brevissima premessa: per mia formazione professionale non sono un dirigente, quindi in questo si è manifestata la follia del presidente, cioè di scegliermi come direttore generale avendo io un'esperienza, non sono stata educata, come ha detto l'ingegner Caputi, da più bravi direttori, ma ho un'esperienza soltanto da avvocato dello Stato, dove il tema degli obiettivi non esiste, perché sostanzialmente la nostra retribuzione variabile noi la prendiamo se vinciamo la causa. Quindi anche se diamo l'anima per anni, facciamo il meglio, perdiamo la causa e non prendiamo la retribuzione di risultato. Quindi questa è la mentalità in cui sono stata formata. Quindi ho comunque le prime due cose che ho fatto, diciamo, di un certo peso qui, che sono state la riorganizzazione e gli obiettivi, giustamente spronata anche in malo modo dal Presidente, ma io lo apprezzo molto perché
importante avere uno stimolo così, così forte. E sono state due, diciamo, sono due campi dove non mi ero mai misurata, però forse, non è, diciamo, è un'idea che ho, poi magari mi smentirete, però forse proprio il fatto che ho visto queste attività con l'occhio di un neofita in qualche modo ha avuto la sua utilità. Per esempio, vi dico solo una cosa, poi passo agli obiettivi. Nella lettura degli obiettivi, come anche, lo dico perché lo stiamo facendo adesso, nella lettura del piano di rafforzamento amministrativo, spesso mi è successo di non capire che cosa fosse quella cosa, quella famosa cosa, cioè che cosa ci si proponesse di fare, oppure leggendo dentro un ufficio che cosa facesse quell'ufficio. Non ero in grado, da uomo della strada, seppure con una qualificazione giuridica, di capire che cosa si facesse. Quindi una prima cosa, secondo me, da fare nell'operare su questi adempimenti amministrativi, che poi hanno una ricaduta fondamentale sul buon funzionamento dell'ente, è secondo me semplificare l'espressione, e quindi renderla veramente facilmente comprensibile anche a chi non è un burocrate, come non lo sono io, perché non ho assolutamente una formazione di questo tipo. Sono d'accordo sulla ricostruzione dell'obiettivo come cosa, però proprio perché ho questa formazione non legata necessariamente al fatto che il mio spendermi per una cosa poi mi fa avere quella retribuzione di risultato, lo so che forse non è popolare dirlo, però a volte invece della cosa si può pure mettere il famoso sogno, cioè una cosa che va al di là del facilmente raggiungibile. Forse alcuni obiettivi che abbiamo messo, soprattutto devo dire nel Dipartimento delle Risorse, di cui sono indegnamente direttore ad interim, sono un po' un sogno, soprattutto spronati in questo caso dall'assessore Paolucci, che ha dato un po', ci ha dato delle direttive forti su quello che voleva inserire. Vi dico qual è lo spirito con cui abbiamo cercato di lavorare in questi ultimi giorni. Cioè, con l'assessore si è detto: non ci sono mai i soldi. La ragioneria dice: non è che non pago perché non voglio pagare o sono in ritardo perché mi giro i pollici, ma non ho i soldi, non ho la liquidità. Quindi chiaramente mettere come obiettivo accorciare i tempi di pagamento è un obiettivo un po' borderline, perché se non ci sono i soldi è difficile pagare. Però nello stesso tempo questo dipartimento, che gestisce le risorse della regione, deve... La mano sinistra deve sapere quello che fa la destra, ci siamo detti, cioè l'impegno deve essere collettivo nel recuperare le risorse e poi nel darle a chi ne ha diritto. Quindi non lavorare a compartimenti stagni. Questa è un'altra cosa che per me è un sogno, nel senso che io molti di voi non li conosco, perché la regione ha diverse sedi, quindi non abbiamo mai potuto lavorare insieme. Nel mio piccolo credo che le persone con cui ho lavorato, sia i direttori che i dirigenti, hanno visto che a me piace mettermi a lavorare, a scrivere insieme, e questa è una cosa che si può fare tutti, non è un discorso buonista, cioè credo che anche tra noi direttori, da quando abbiamo fatto la prima conferenza dei direttori ad oggi, nell'incrementare i rapporti umani tra noi, cosa fondamentale, incrementiamo anche un modo migliore di lavorare, credo. Io spesso sono tassativa nel dare i termini e nel mandarvi mail inopportune, però nel rapporto umano che abbiamo, credo che possiamo dire da gennaio ad ora di averlo molto, molto migliorato. Credo che questo andrà a vantaggio della regione, e la stessa cosa si può fare con tutti i dirigenti. Con alcuni ci riesco perché siamo vicini, con altri meno, ma auspico di poter nel corso di questi anni conoscervi tutti. Vi faccio degli esempi appunto sul Dipartimento delle Risorse che sono secondo me pregnanti.
Uno è sicuramente la riduzione dei tempi di pagamento, chiaramente attraverso un potenziamento degli uffici che sono adibiti a questo. Un riordino, una razionalizzazione del patrimonio immobiliare della regione, un recupero dell'evasione fiscale. Dopodiché, questo è un obiettivo ecco, nuovo che abbiamo inserito a seguito delle sollecitazioni dell'assessore, un'attività di controllo anche nel merito volto ad assicurare il rimborso delle anticipazioni eventualmente richieste nel corso dell'anno. Questo per evitare che alla fine dell'anno ci si trovi con delle anticipazioni non rimborsate. La digitalizzazione degli atti e poi ci sono gli obiettivi dei singoli servizi su cui non mi soffermo. Con riguardo alla direzione generale, io credo che la direzione generale debba avere un ruolo di governance importante e di eliminazione dei problemi anche minimi che si possono creare tra i vari dipartimenti, un ruolo di coordinamento, nel senso che io sono lieta se questioni di rilievo passino dalla direzione generale anche per fare una riflessione attraverso, invece che lo scambio di mail, come dice il Presidente, una riunione che può durare anche un quarto d'ora, nel senso non è che bisogna riunirsi per ore, stile conferenze di servizi che non portano mai a niente. Apro una parentesi, il Presidente parlava di bussi, io sto parlando proprio del piano amministrativo di bussi, io sono anni che sono spettatrice di conferenze di servizi al Ministero dell'Ambiente che non portano a nulla. E questo per un concetto patologico della burocrazia, perché si scrivono verbali chilometrici e non si decide assolutamente nulla. Spesso, secondo me, per il timore di assumersi delle responsabilità pregnanti. Un obiettivo importante della direzione generale, che va di pari passo con quello che diceva il direttore di Rino, è la predisposizione di un testo di legge sulla partecipazione popolare e questo tra l'altro lo vorremmo fare coordinati con l'Università di Teramo perché si sta facendo un lavoro accademico da parte di un professore dell'università su questo tema e siccome alcune regioni virtuose che sono sempre le stesse, cioè la Toscana e l'Emilia Romagna l'hanno già fatto, vorremmo procedere in questa direzione e poi appunto attuare immediatamente questa volontà attraverso quell'attività che diceva il direttore di Rino. Una cosa importantissima da fare entro quest'anno è la revisione del sistema di programmazione appunto e degli obiettivi, quindi per avere un futuro in questo ambito che è difficilissimo perché valutare le persone credo che sia veramente l'attività più difficile, cercheremo di predisporre un sistema migliore. Un altro obiettivo della direzione generale fondamentale è far partire l'URP, che è una singolarità quella di questa regione priva di URP, e farlo partire bene, nel senso che ci siamo proposti, e questo forse sia un sogno, di ottenere un target molto alto di partenza dell'URP attraverso la collaborazione di tutti i dipartimenti. Infatti l'obiettivo dell'URP l'abbiamo messo in tutti i dipartimenti in modo tale che siano tutti responsabilizzati nell'avere coscienza dell'importanza di questo ufficio relazioni con il pubblico che vorremmo creare con una mentalità 2015, non lo sportellista, quindi che aspetta che il cittadino venga a chiedere, ma cercheremo di articolarlo bene. E attraverso il fornire gli elementi necessari di conoscenza che poi servono a chi richiede l'informazione. Un altro obiettivo che a me piace tantissimo e che abbiamo ideato con la dottoressa Sico studiando la legge europea è un obiettivo di attuazione dello Small Business Act, e cioè il favorire le minuscole, piccole e medie imprese attraverso la predisposizione di schemi di bando e di avvisi uniformi per semplificare le procedure.
c'è, ci sono poi tutti gli obiettivi importantissimi dell'informatica che sostanzialmente ha già esposto l'ingegner Longhi, e un obiettivo a mio avviso importante che è quello di arrivare a fine anno con un piano preciso di iniziative da fatte, diciamo, per la nazionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Quindi la direzione generale avrà in questo, e abbiamo già cominciato a lavorare con la collaborazione di diverse persone, non solo della direzione generale, quindi con un tavolo di lavoro che la Giunta ha voluto istituire, per da un lato per risparmiare, perché ci sono delle partecipazioni che servono solo a sprecare soldi, e detto da una genovese è abbastanza di sofferenza, e dall'altro invece per valorizzare dei soggetti che magari non sono esattamente diciamo a reddito, però hanno una strategicità, hanno un'importanza sul territorio. Vi ringrazio. Adesso la parola a Silvio, che ha un po' la funzione anche del ministro della funzione pubblica. Diciamo, tutte deleghe ostili, non ostiche, proprio ostili, tra la sanità e il bilancio del personale. No, allora, voi avete il diritto e io il dovere di rispondere a una domanda che non ancora ci rivolgete, che però sottende ogni pensiero delle persone che mi sono di fronte, ovvero la delibera sulla produttività e quanto ne consegue su quella delibera. Sono già prenotati i vestiti. Per rispondere a questa domanda, il primo passaggio, non è l'unico, era stipulare con voi un patto diverso dal passato. E quindi io colgo l'occasione, questa è la seconda, il confronto tra la Giunta regionale e il Presidente, ne avete avuti diversi, e verrò anche a dire alcune cose su questo secondo confronto, perché arriva in un momento che anticipa un'altra ulteriore riorganizzazione tutto sommato definitiva. Ma il primo punto è, al di là della lettura se quello è una presa d'atto dovuta da parte mia e della Giunta regionale oppure no, che non avvenga più come è avvenuto in questi decenni. Cioè, quelle valutazioni sono finte, lo sappiamo tutti. E c'è un solo meccanismo, per quanto mi riguarda, che testimonia e conferma quella valutazione finta. E cioè, mi sono chiesto, nel rapporto tra il governo regionale e la dinamica del consenso, perché il governo regionale è frutto di rappresentanze elettive e quindi di continua richiesta del consenso, la struttura tecnica meno, però mi sono chiesto qual è un metodo di valutazione oggettivo oppure no sul lavoro che tra il governo regionale insieme alla struttura appunto si potesse in qualche modo dare, registrare. Ce n'è uno che a mio avviso è infallibile. Ogni governo regionale di questa regione è stato bocciato alle urne. Tutti. Ogni 5 anni si è cambiata e qualche legislatura è durata meno di 5 anni. Poi mi sono ulteriormente chiesto se quella valutazione dei cittadini fosse rivolta solo verso il governo regionale oppure contenesse in sé anche una valutazione sul lavoro delle strutture. Perché, sottesa a quest'ulteriore mia considerazione, c'era anche la lettura che tutto sommato i vertici delle strutture non sono mai cambiati in 15 anni. Qualche giro, ma tutto sommato pochi giri. Allora, non è un rimprovero, anzi, perché tanto poi diciamo il passaggio con il corpo elettorale torneremo a farlo noi e non voi. Però, se senza, diciamo, in modo onesto dal punto di vista intellettuale, ci facessimo tutti questa domanda e non ci si rispondesse, come a me mi si risponde, e potete farlo anche dopo e la finiamo, ma gli obiettivi sono vaghi, sono fumosi, gli obiettivi che ci dà la politica quindi non sono misurabili, che ti aspetti dalla valutazione della produttività su questo? Troppo poco quella risposta, me lo sono chiesto tante volte, a mio avviso è troppo poco quella risposta, è troppo esigua. C'è un metro che è certamente infallibile, ogni 5 anni in questa regione si cambia e si cambia per le ragioni che ho ascoltato contenute anche negli interventi. Il vero obiettivo sui fondi strutturali
non è soltanto l'avanzamento della spesa, ma è l'efficacia di quella spesa. Cosa raggiunge? Quale risposte dà? Se il cittadino non percepisce che dà risposte, quando va al voto si esprime con sfiducia. E potrei proseguire su tanto altro, dalla sanità a tanti altri aspetti. Quindi allora c'è un metro oggettivo che è il giudizio degli elettori, e dentro quel giudizio degli elettori, anche se le strutture sono più rigide perché non soggette al cambiamento dovuto al consenso, però debbono starci a quella lettura con serenità e con onestà intellettuale. Potevo fare qualche esempio più pratico. Ad esempio, Maria aveva ragione, noi oggi siamo nelle condizioni di cogliere anche l'uscita dal piano di rientro. E il 2014 peraltro ci dà una valutazione di adempienza su quanto ci consente di uscire dal piano di rientro. Però c'è una domanda ulteriore che io mi sono fatta attorno a questo sogno, a questa sfida, a questo obiettivo. Questa regione, tra la struttura e il consiglio regionale, è in grado di stare fuori dal piano di rientro? Non è una domanda di poco conto, perché noi abbiamo dato prova di buona amministrazione, ci viene dato atto, anche nell'ultimo appuntamento avuto alla Corte dei Conti, quando, come ricordava il Presidente, abbiamo avuto un tavolo di monitoraggio stringente che, sia per quanto riguarda il livello della politica, il Consiglio regionale l'ha aggiunto, sia per quanto riguarda la struttura, ci ha sostanzialmente detto cosa fare e come farlo, con la sanzione pendente: se fai così esci, se non fai così non esci, se fai così ti do i soldi, se non fai così non ti do i soldi. Siamo in grado di andare fuori da questo meccanismo? Noi e voi insieme siamo davvero in grado di governare questo meccanismo senza quel tavolo stringente? L'altra sfida che lancia il Presidente è sostanzialmente questa: le modalità del confronto con voi per noi debbono rappresentare, quanto ad obiettivi di governance, una sorta di tavolo di monitoraggio. Non è così, Presidente, mi sembra di averlo letto nel tuo intervento. Su ciascuno ovviamente degli obiettivi che ci diamo, ho fatto l'esempio della sanità, ma c'era il confronto con la Marino non più tardi di due giorni fa, che mi diceva che il cavallo che razza da pestice si vede a un'occhiata. Tu mi dicevi si vede quando è in grado di governare con scarse risorse. Io però rovescio su questo, ecco perché ho insistito. Il tema, io mi aspetto che il dirigente delle entrate della ragioneria mi dica cosa fa ogni giorno a che ci sia più entrata, per esempio nel caso di specie sull'anticipazione di cassa, poiché c'erano 150, non voglio fare l'elenco delle anticipazioni di cassa che ancora attendiamo, ma ogni giorno cosa accade perché quell'anticipazione di cassa non sia rimessa a qualcun altro quando ha prodotto gli adempimenti successivi? E questo può valere su tanto altro. Quanto negli altri settori che oggi spendono c'è, oltre al tema della spesa, quando fai il bilancio, la richiesta di uno stanziamento, le attività connesse all'entrata? In altre parole, la Corte dei Conti, e poi vado a chiudere, nella parifica, nella parifica del 2012 ci dice: c'è un'assenza di governance. L'assenza di governance è anche questo, è esattamente anche questo sul profilo delle entrate e delle uscite di questa regione. E cosa produce questo? Produce che i tempi medi di pagamento per le imprese o per i cittadini si allungano a quanti giorni, dottoressa Marino? A tanti giorni. A tanti giorni. Dopodiché, ci torneremo a confrontare all'Aquila qualche giorno, martedì. Dico qualche altra cosa. Ci siamo visti al momento in cui abbiamo affrontato un pezzo della delegificazione della 77 come governo regionale, e abbiamo tra l'altro analizzato, per quanto ci riguarda, sottolineato che uno dei pezzi dell'assenza di governance era questa eccessiva orizzontalità delle direzioni, i compartimenti stagni delle direzioni, e abbiamo voluto restringere e disegnare una organizzazione con la presenza di un direttore generale. Oggi ci rivediamo annunciando, e poi concludo giustamente come corretto anche con una richiesta
diciamo, di un patto, di sottoscrizione di un patto. Ci rivediamo annunciando che faremo i bandi su tutti i servizi e che ci sarà una consistente rotazione. Poi alla fine, tra quella delegificazione, quei cambiamenti sulle direzioni, la direzione generale e le rotazioni, sono cambiamenti significativi, forse arrivati con un po' più, diciamo, di tempo anche per la consistenza del cambiamento stesso. Però quello che volevo in conclusione dire è che non c'è nessun tipo di astio, semmai tutti insieme la raccolta di una sfida diversa, atteso che in questi anni i cambiamenti elettorali hanno dimostrato che tutti insieme, da questa regione, da questa istituzione, a mio avviso la comunità dei cittadini abruzzesi, comunque complessivamente tra noi e voi, si aspetta di più. Questo è il tema che io leggo con quei risultati elettorali. Il Presidente più volte si è candidato e ha ribadito con il consenso elettorale la bontà di quel primo mandato elettorale, e quindi su quei, diciamo, su quell'esperienza e su quegli obiettivi che poi abbiamo concretizzato anche con un documento di programmazione economica e finanziaria un po' più snello degli altri anni, noi chiediamo con voi di stringere un patto che, oltre alle delibere della produttività, oltre a tutto quello che è connesso nel mondo del pubblico impiego e delle aziende pubbliche, vuol dire anche con coraggio accettare una sfida, raccoglierla e poi vincerla su un profilo anche diverso. Io vi ringrazio. Una voce abbastanza imponente, datemi 3 minuti soltanto, perché poi la cena sarà frugale, francescana, sarà da convivialità essenziale, però siete tutti obbligati, e noi invitati, obbligati, che continuerà il lavoro anche condividendo il pane a tavola. Io ho 3 considerazioni. Allora, la prima, evitate opinioni dell'Ottocento. L'organizzazione non si dà una volta per tutte. Io non so chi di voi ha lavorato sull'organizzazione. Io ho 7 vite da gatto. Ho lavorato nel privato, quello che fa contratti, pubblici, fatture, che fa assunzioni. Ho lavorato nel pubblico accanto ad un ministro. Ho lavorato accanto ad un vertice di un'azienda che fa infrastrutture, e adesso faccio questa bellissima, straordinaria attività, e la vivo come un lavoro. L'organizzazione non è data una volta per tutte. Questo lo può pensare i produttori di scatole documentari, che l'organizzazione è un approdo che poi dura e resiste. Rifletteteci su questo, parlatene anche nelle sedi civili sindacali, che sono tutte. Non c'è un dato organizzativo che si consegue e poi rimane in vita. Noi abbiamo fatto una scelta di campo, abbiamo superato quello che io chiamo, con un termine a mio caro, e i termini che io uso non devono apparirvi riguardosi, hanno soltanto la forza immaginifica della comunicazione. Abbiamo superato il sinedrio dei pari. Il sinedrio dei pari metteva insieme in campo, nella sua più elevata espressione, i cosiddetti, come li chiamavate prima, direttori regionali. Se c'era una materia che si muoveva a schiena d'asino su più direttori, interveniva che cosa? Il non affrontare quella materia, come fatto che accadeva. E sappiate, mi sono preso appunti a mente, ne ho trovati almeno 7 di casi che hanno pagato il peso del sinedrio dei pari. Volete che ve ne citi uno emblematico? Che non è giusto che adesso stia affrontando io. Il malloppo delle Naiadi. Un malloppo con 22 anni di gestione commissariale. Voi sapete che noi nell'attività deliberativa abbiamo previsto anche, si delibera di non approvare. Vi è risultato questo? Abbiamo adottato delibere che deliberano di non approvare. E io ho emesso decreti che decretano di non pubblicare rispetto a leggi.
Le naiadi sono il contrario del risultato. Se il risultato comincia con la R, la vicenda delle naiadi è il contrario del risultato, è l'ecatombe. 22 anni di gestione commissariale di un tale che si è nascosto, mimetizzato, un tale che era bravo, in 22 anni è diventato un ciuccio, il commissario. Era uno che vendeva la sua professionalità alle banche d'affari. Quella gestione commissariale ad alto tasso di certezza, senza l'improbabilità degli impegni sfidanti, lo hanno denaturato. Il figlio di Nerone, illegittimo, diventò uno scansafatiche perché il padre gli diede tutto prima che lui se lo guadagnasse. Vedete il danno antipedagogico che a volte produce. Allora l'organizzazione. Io ho fatto la scelta di campo, riduzione, verticalizzazione, con tutto quello che adesso chiama in causa però un aiuto diretto da parte vostra. Allora, primo, noi ci crediamo al fatto che si può cambiare, e non il cambiamento del diavolo, quella cosa che cambia forma ma che non è niente, il cambiamento che aumenta la capacità di raggiungere risultati. Questo è il cambiamento al quale io credo. Io sono stato compagno di viaggio di due dirigenti di partito, che poi hanno fatto gli assessori regionali, che mi hanno detto la sera a cena, sfiancandoli, io sono convinto che non si può fare nulla. Uno dei due lo conoscete, voi due, il secondo non lo conoscete, di Notaresco, che mi volevano convincere che non si può fare nulla. Io invece sono convinto che si può fare tutto, tutto si può fare. Nel rispetto delle leggi si può fare tutto, e anche rispetto alla legge io vorrei con voi trovare un atteggiamento che ha il dominio dell'ambizione. Vi faccio anche un esempio. Chi ha parlato, sui 20 che hanno parlato, parlato e riparlato, ho sentito un paio di espressioni che non assumo come dramma, però guardate, non c'è un problema di risorse umane, non c'è un problema di risorse umane, al massimo c'è un problema di allocazione di risorse umane, e il tema dell'allocazione deve superare la questione del familismo, che è molto mezzogiorno. Il familismo, l'amicalità, che è il contrario della competenza. Loro mi sanno, lui, un po' anche Ruffini, gli amici miei che fanno politica a Pescara, sanno che per me nella dimensione del lavoro non esiste l'amicizia. Non esiste l'amicizia. C'è l'implacabilità del risultato. Poi, davanti al bisogno di solidarietà, io sono capace, io persona giuridica, capace di fare le cose più coraggiose. Però non esiste che prevalga la dimensione amicale, non esiste. Io ho scelto lei, convincendo l'organo collegiale che mi supporta, non la conoscevo, l'ho vista all'opera del processo di Mussi. Tra l'altro quel processo ad oggi è stato anche un processo perso, come dice il presidente della commissione di vigilanza. Però mi ha convinto la cifra della battaglia, cioè non ho visto il vellutato fotocopiato della condotta di alcune avvocature dello Stato, o di alcune avvocature quando si pongono davanti ad interessi forti. Allora, abbiamo dato questo modello. Io vi chiedo, aiutateci in questa fase, perché sarete protagonisti di una stagione davvero che fa l'uomo, che raggiunge risultati, che si mette in testa di fare pezzi anche di rivoluzione. Quali sono i pezzi ulteriori che io voglio leggere? Non solo sui documenti. Dice Mascitelli, tutti i documenti prodotti dalla sanità sono eccellenti. È vero o non è vero? Il punto è il divario che c'è con la realtà fattuale di quei documenti. Ci prendiamo il tempo per farli accadere. Quei documenti oggi ci danno una sanezza documentale programmatoria, mettiamola così. Adesso deve però accadere il suo inveramento nella realtà. Ed è la parte, secondo me, più coraggiosa che deve andare in onda e per la quale c'è una chiamata a raccolta. Quali sono i risultati importanti, per esempio, che io voglio vedere in più? Protezione civile. Siamo ad un livello elevato di allertamento, molto anche per merito della tecnologia. Ma una regione come questa, che ha subito quello che ha subito, deve prendere lezione dagli eventi di cui si occupa la protezione civile. Dunque, l'allertamento ci vede lodevoli. La gestione graduata della reazione all'emergenza,
ci vedi all'anno zero. Questa è l'onestà del lavoro. La San Carlo Patatine sta venendo da Avezzano. Sapete qual è la lavagna, la prima fotografia? C'è zero. Da zero che è la condizione di partenza, a dove dobbiamo arrivare, c'è tutto il lavoro che dobbiamo progettare. Non è che tu dicendoti le bugie c'è tanto di più di zero, dopodiché la realtà è migliore. Bisogna scattare la fotografia, la capacità di reazione alle emergenze in maniera graduata, differenziata. Oggi ci vede non una condizione all'altezza delle situazioni. Si tratta adesso su questo di organizzare obiettivi, modulare l'organizzazione, organizzare una capacità di presenza reattiva all'altezza. Su questo io dico a chi oggi se ne sta occupando, a chi domani se ne occuperà, mettetevi alla stampa, impegnate con esigenza il cervello, stimate le altre situazioni, studiatele, fate dossier. Non esiste un'attività complessa tipo quella della dirigenza che non abbia un suo 30% al giorno di elaborazione teorica. Vi faccio un esempio ancora più implacabile, e siccome c'è cordialità con la persona con la quale adesso faccio dialogo, non credo che si offende se parlo il linguaggio della vita. Sono 20 anni che l'Abruzzo manca l'obiettivo delle reti TEN-T. Le reti TEN-T sapete che sono? Non è una marca di cioccolato, è l'infrastrutturazione trasportistica transeuropea che dentro di sé ospita anche i corridoi per le diverse modalità di mobilità. Non è che non si è riuscito in questi 20 anni avendoci provato. Non ci si è provato per due ragioni, due modi di essere sordi: la politica e la struttura. Cioè non si è pesato, come dite voi, la pesatura ai tempi del 93, quando Cassese volle i carichi di lavoro, si parlava di pesature. Non c'è stata pesatura del valore di questo obiettivo, non ci si è lavorato. E guardate che in alcuni momenti in Abruzzo sono venuti i cavalier decidenti, Presidente del Consiglio, Ministro, c'è stato un galantuomo che ha voluto bene all'Abruzzo, Matteoli, che ha voluto e vuole bene all'Abruzzo, al quale se si fosse detto impegnati facendo questo pezzo di strada, lui l'avrebbe fatto a favore dell'Abruzzo. Non si è fatto. Che cos'è mancato lì? Il prendere a calci l'emergenza in un pezzo di tempo quotidiano da parte della struttura e da parte della politica dedicata a quella struttura. Cioè tutto il tempo era sequestrato dall'emergenza. Tutto il tempo. E questo ti fa perdere di vista il risultato. Oggi Carla, l'avvocatessa Carla Mannetti, ha reso possibile il recupero di 20 anni di distrazione. Noi ci abbiamo tenuto, lei ci ha lavorato, i risultati stanno per arrivare. A chi dice che i risultati sono frutto di denaro e di più uomini, questa è la smentita. Zero. Zero. Dedizione intellettuale. Predisposizione di battaglie strategiche capaci di convincere e di fare spazio. Se non lo fa la regione, facciamo la domanda degli avvocati nei processi penali, la domanda del contrario. Non lo fa la regione questo lavoro, chi lo fa? La Proger di Caputi? Non di Caputi. Magari. No, chi lo fa? La prefettura, la procura, chi lo fa? La procura. Lo fa quell'ottima società che gestisce il servizio ristorazione leggera a Palazzo Sidone, chi lo fa? Amici cari, mi avvio alla conclusione. L'URB, siete condannati a farlo nascere, non come accasellamento. Quando sono nati gli sportelli unici, anche il comune, che vi devo dire, più ciecato che ci sta nel Molise, come si chiama? Civita Campomarano. Chi è Molisano? Per fortuna, non si offende nessuno. Civita Campomarano, c'è nata la moglie di Ciampi. Anche il comune più ciecato, nel senso che non aveva nulla, ha messo la target. Io, sottoscritto, responsabile sportello. Ma di che sportello? L'URB non è una casella da collocare fuori, è uno stile per rapportarsi rispetto all'utenza, consumatore, cittadino, che ha diritto a sapere cosa gli accade da parte del potere. Non è possibile che l'URB in Abruzzo era una commessa del Formez e basta. Questo evoca però, Silvio, una lettura evoca. L'URB è energia vitale per il vostro modo di lavorare. Non voglio approfondire le ragioni.
al pari del come ci si rapporta quando nasce contenzioso in un ente come la Regione. Io vedo, per esempio, la trattazione che fanno i servizi o gli uffici per le pratiche di contenzioso, lasciano troppo in solitudine il servizio avvocatura. Sapete qual è l'ufficio che al Comune di Pescara ha potenziato di più? L'ufficio legale. 12 avvocati misi, vincevamo tutte le cause, con l'obbligo a tutti che se l'avvocatessa Paola Di Marco scriveva e non rispondeva, io li chiamavo e me li mangiavo, e voi avete visto come tratto quando mi scateno come una bella. Io dicevo, ma che fa? Tu fai fare brutta figura a me perché tu ti impigrisci e non tratti quella pratica come merita. Allora, intanto va riconosciuto l'ufficio legale, come la chiamate voi, l'avvocatura, come un fiume che ha diritto di convocare tutti. E questo è un dato organizzativo, che non impegna soltanto l'avvocatura, impegna ciò che organizza la vigilanza sui risultati di tutti, la direzione generale. E ci deve essere un meccanismo che evidenzia come si collabora. Al foglio di carta che chiede riscontro per quanto riguarda questa maledetta vicenda delle Naiadi, non può rispondere un servizio connesso con 21 giorni di ritardo, come se fosse una richiesta del commissariato agli usi civici di Foggia. Di qui noi dobbiamo ritrovare le ragioni della concentrazione della sollecitudine. Altro grande risultato. La regione Abruzzo è bombardata dalle celle, stavo dicendo, dalle piattaforme petrolifere. Battaglie da tutti i punti di vista, leggete la stampa, sentite i vostri nipoti, figli. Io mi aspetto che uno di voi, che ha competenza giuridica, mi proponga di prevedere una previsione statutaria, non so qual è l'effetto, ulteriormente protettivo, che dica nello statuto che noi siamo una regione che ha fatto una scelta di un certo tipo. E voi pensate che non dà o che dà zero ulteriore tutela su quei fronti lì che molte volte dobbiamo far valere anche sui banconi dell'avvocatura? Mi hai capito che dico? Insomma, recuperiamo le ali al nostro lavoro. Io immagino l'apporto della dirigenza anche di questa natura. Così come, sapete quanti abruzzesi sono nel mondo? 1.730.000. Ai tempi di Marcello Verderosa gli abruzzesici erano forse gli stessi, ma come si raggiungevano senza l'informatica, il web, senza questa speciale modalità di automatizzazione delle informazioni che è la rete? Oggi tu con niente parli con loro, se però li conosci e se sai cosa chiedere loro. Questa è la nuova frontiera della regione grande, cioè il Caputi di 30 anni fa, che non c'era. Nel futuro è uno che ragiona anche con gli abruzzesici. Può essere che questo settore continua ad essere fatto di coriandoli, ma noi pensiamo che davvero i 500 milioni forse con le economie del passato periodo di programmazione del PSR sia tutto quello che può fare la bisogna sul piano della collocazione internazionale della nostra produzione agricola, ambientale agricola? E se noi riuscissimo a utilizzare quella rete, che tra l'altro è una delle reti che ha il più alto tasso di vincolo motivazionale con l'Abruzzo, sapete chi sono quelli che nel mondo hanno vincolo con la propria terra? Gli abruzzesi. Questa è l'unica comunità internazionale che dà soldi ai propri paesi di provenienza. Financo Luciano Lapenna è riuscito ad avere 20.000 euro. Luciano è un rigorosissimo che non chiede facilmente nulla. Così come siamo all'anno zero per la collocazione turistica. Siamo all'anno zero, dobbiamo acquisire competenze, così come anche l'espressione culturale di questo mondo. Dobbiamo acquisire competenze anche dall'esterno, sapendo che non è vero che ogni volta tu ti devi rifare tutto da capo. Le sovrintendenze esistono, le università esistono. Esistono le università. Dobbiamo anche sapere acquisire, incassare, deglutire quello che sanno fare altrove. Lo dobbiamo fare tutto nei prossimi 6 mesi? No, l'importante è che cominci questa specie di demone dentro il nostro cervello. Io mi aspetto che l'Abruzzo sostenga candidature per capitali, per ospitare sedi di capitali della cultura e del turismo. Si perde, non fa nulla, impari a competere.
quella battaglia che fece l'Aquila per quanto riguardava la cultura, su quel tema lì si gioca anche un pezzo di obiettivi di una collocazione turistica culturale della regione. Concludo mettendo in evidenza, per esempio, che mi piacerebbe che la regione che io amministro prendesse atto, è un altro risultato che costa zero. Sapete quante persone passano in Abruzzo ogni anno? I passaggi non sono, ho sbagliato la domanda, sapete quanti passaggi di persone ci sono ogni anno in Abruzzo? 100 milioni di passaggi. Solitamente la società autostrade li divide per 5. Io posso anche alzare 6, 7. 100 milioni di passaggi sarebbero 20 milioni di persone, 18 milioni di persone. Noi siamo andati ad Expo, abbiamo fatto bene, da zero dove siamo arrivati va bene, ma noi abbiamo un Expo che viene in Abruzzo per via di questo bombardamento autostradale. L'Adriatica è quella del con me indagato Carlo Tutto. Poi c'è l'asse attrezzato, che è un'altra formula straordinaria di sistema di inclusione di persone che passano. Come siamo pronti noi a fare di questo territorio, naturalmente concepito da Dio come vetrina e showroom, espressione di ciò che noi dobbiamo esibire? I caselli autostradali, gli slarghi prima dei caselli, gli spazi dentro le infrastrutture. Uno dice, la cosa che ho meno condiviso della regione che ho trovato, ve la dico subito, così cogliete il dato di follia nella lettura che faccio. Perché abbiamo i vigilantes nei servizi di accesso alla regione? Volete sapere qual è la spiegazione che do io? E tenete conto che quelli lì che fanno quel servizio sono i miei sostenitori da sempre. Secondo me, per superare un fastidio non del da me apprezzato servizio risorse umane, un fastidio nel fare i turni di lavoro, perché organizzare con risorse interne la gestione, diciamo, della reception o del servizio di ingresso sarà una palla incredibile sul piano della combinazione del numero di turni di lavoro. Allora si è detto, risolviamo esternalizzando. E quel personale che era preposto a fare quel lavoro, io vorrei sapere che lavoro sta facendo. Ma diciamo che non è la mia più grande preoccupazione, ma quella è la maniera sbagliata da Dino Folonari di affrontare le questioni. Sul tema di come si utilizza i 100 milioni di passaggi in Abruzzo, il punto non è di prendere un pacco di soldi e fare in modo che qualcuno si accorga che qui c'è il vino Torre dei Beati. Troviamo la maniera di come fare sì che le società autostradali ci ospitano a gratis. Con che cosa? Con una contrattualistica attiva, esigente, adulta, competitiva, capace di conquistare. Perché noi ce la dobbiamo fare a fare questo? Che amministriamo il potere pubblico. Noi mica siamo la Prologo di Castel di Sangro. Noi siamo l'ente Regione Abruzzo che ha potere legislativo, amministrativo, che ha competenze su quante filiere autorizzatorie. Quanti sono i tipi di atti che la regione conclude col suo inchiostro? 29, 45, 62? Lo vorrei sapere e devo capire chi di voi è il più anziano. Come si chiamava quello lì che portò la regione ad una esplosione giudiziaria tanti anni fa, nel 91-92? Costantini. Ci vorrebbe uno che ha lavorato in tutti i servizi e che aveva in amore il lavoro in tutti i servizi. E me la può raccontare. Io vorrei un tesaurizzatore di tutte le competenze della regione che mi dica quanti sono gli atti tipici, si dice una volta all'università, che la regione fa all'indirizzo dei portatori di interesse. Uno che ha questo potere come fa a ricevere il no dalle società autostradali? Ingegnere, di sicuro non gli dicono di no. Io ti dico che non dicono di no. Io ho parlato col gestore della Pescara Nord, ma nessuno me l'ha chiesto. Mettiamo caso che lui con me ha voluto essere meloso. No, lui ha detto di sì, che sta il potere politico e ha detto di no. Peggio ancora.
Allora, questo è il livello di allungamento del collo della giraffa che io mi aspetto da un lavoro dirigenziale esigente. Mi avvio davvero alla conclusione, vi ho voluto fare degli esempi. Cristina, c'è tempo che noi concepiamo, oltre alle procedure della legge, quando dire sì o no a chi ci chiede cosa, diamo incarico, questo sì all'esterno, per concepire procedure di qualità. L'Enel di Starace, che è nel mondo, dentro di sé ha le procedure di qualità. Le procedure di qualità, io non credo che il 100% di questa platea sappia che cos'è, ma non per rimpicciolimento di consapevolezza. Io so che sono perché le ho subite. La procedura di qualità esprime il contenuto nel contenitore che la norma precisa che cos'è la procedura. Noi dobbiamo acquisire, e siccome noi siamo degli ottimi contraenti di almeno due grandi società di consulenza, e tu sai quali sono, lo sa Muraglia, lo sa la Crocco, quelle due società di consulenza che si prendono a ragione 12 milioni di euro l'anno per fare attività di supporto e di advisor, possono essere anche le società che per esempio ci formattano procedure di qualità. Perché non è possibile che la legittimazione arrivi a dire ad un dirigente della ragioneria: voglio sapere come mi devo comportare in questo frangente, a fronte di un cumulo di mandati di pagamento pari a, tu che mi dici? C'è un caso di questo tipo, più innocente a Chieti ci hanno arrestato un sindaco e quasi un vescovo. La vicenda di Chieti cominciò per un fatto di pagamento di esproprio. Tu te la ricordi, Valeria? Il vescovo si salvò perché si dimise, ma la vicenda fu di una prioritarizzazione rispetto ad un pagamento. Allora non è, io politico lo dico, ma ci vuole la procedura di qualità. Per esempio al comune io stabilì che i piccoli venivano pagati prima dei grandi, per una ragione ovvia, ma venne stabilita prima con una direttiva. Tutto questo perché lo sto dicendo? Non è buona organizzazione quella che riproduce tutte le fattispecie. Il diritto non è l'ottimizzazione di tutte le fattispecie, è l'astrattazione, se si potesse dire, dalla fattispecie, è la generalizzazione. Io ho citato 6 o 7 casi dove va in onda, se uno ci mette motivazione, la performance di cui siete capaci tutti. Però io vi chiedo e vi dico, noi ci crediamo in questo modo? Cioè io non mi devo chiedere di portare acqua alla Puglia per forza, è un risultato anche quello, ma non è che sto impazzendo per portare acqua alla Puglia. Ultima cosa bella, mi piacerebbe che voi ci scriveste cosa voi vorreste che la regione facesse. Guardate che non ci manca nulla, non ci mancano le risorse economiche, non ci manca la voglia di usare il potere. Noi dobbiamo, diciamo, incassare, incamerare, prendere, proprio tesaurizzare tutto quello che si può fare, non solo quello che si deve fare. Io non voglio un'amministrazione che fa solo ciò che si deve, quello è il minimo sindacale. Io voglio un'amministrazione che faccia ciò che si può fare, e quello che si può è molto più grande di ciò che si deve. Ci sono frontiere straordinarie da provare a zappare, frontiere straordinarie per le quali io credo, ed è la ragione per cui anche questa sera ci siamo trovati, io sono profondamente convinto che voi abbiate tutte le caratteristiche e la capacità. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo messo a segno per quanto riguarda la collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato. Scoppola ci chiese aiuto, perché lui è architetto, con altri architetti, non riuscì a leggere i dossier per i mandati di pagamento per il Ministero dei Beni Culturali. Scoppola ci chiese aiuto e noi abbiamo detto di sì. La risposta facile qual era? L'ufficio di sanità marittima di Pescara, che è un ufficio che non conosce nessuno, avrebbe detto non si può fare. Perché? Non si è mai fatto, non si può fare. Noi dicemmo, e la dottoressa Marcantonio disse, sono pronta a studiarmi la cosa per vedere se è possibile, diciamo di sì. Non so quante persone gli mandammo, 4 o 5? 3. 3 a valenza tecnica. Quello ha reso possibile il disbrigo o disimpegno di 12 più 8, 20 milioni di euro di mandati di pagamento. Si risolse un conflitto tra l'ANCE e loro. Oggi Scoppola è direttore generale del Ministero dei Beni Culturali. Ministro, capo di gabinetto Scoppola. È figlio sempre del senatore Scoppola. Però sta lì
in ragione anche del successo avuto all'Aquila. Oggi lui è un alleato di questa regione. Questo non è denaro che invocava prima l'assessore che ha parlato, non è denaro, ma si chiama risorsa pure questo. Una risorsa relazionale, in un luogo importante, è risorsa. Risorsa viene da sorgere che ti dà copertura. Quanti ce ne sono in Abruzzo che sono capaci di aiutare l'Abruzzo? Anche questo la regione Abruzzo deve conoscere. Gli abruzzesi a Roma, gli abruzzesi a Bruxelles, gli abruzzesi nel mondo, quelli che hanno potere in nome dell'Italia. Tutto questo deve entrare in una specie di incasellamento che costituisce il patrimonio di risorse. Io vi ringrazio molto di questa vostra attenzione. So che questa mascotte formidabile di cui dispone questa regione, che Claudio Ruffini, si è speso molto per familiarizzare questa serata. Io davvero vi ringrazio, sono molto soddisfatto perché ho toccato con mano una voglia di compenetrarsi dal punto di vista tematico. Noi abbiamo una grande carica di entusiasmo. Io ringrazio Dio che mi sta facendo fare questa esperienza. Sono un po' a volte, come si può dire, sono un po' vinto dal fatto che questa è un'amministrazione vocata a fare programmazione, non è un'amministrazione che fa gestione diretta, è la sua denaturazione. La gestione diretta non sta nelle corde di un ente come la Regione, però abbiamo il problema anche degli enti locali, dei soggetti gestori, abbiamo il problema delle ASL. Io vedo che comincia a vedersi all'orizzonte, diciamo, una conduzione naturalmente di tipo regionale nei confronti anche del territorio. C'è da lavorare molto, c'è bisogno proprio di un patto che vi coinvolga anche come cittadini. Per questo, e concludo, vi chiedo, scrivetemi quello che voi vorreste che la Regione faccia. Chissà quanti altri filoni ci sono sul fronte della sanità, che non tocco, diciamo, per la presenza davvero senatoriale, perché sulla sanità noi siamo lodati. Io sto ai pronunciamenti ufficiali, siamo lodati, anche se lì c'è un'aspettativa della cittadinanza che tocca settori ad alta densità di delicatezza, per esempio i tempi di attesa per quanto riguarda la diagnostica. Lì dobbiamo essere capaci di fare una cosa che si tocchi con mano, che si rinvenga e che si possa giudicare. Grazie, adesso consumiamoci questa cena. Grazie.